svolgerà dal 19 al 25 aprile presso la multisala Cinema Massimo la 27esima edizione del Torino GLBT Film Festival, da Sodoma a Hollywood. Non potremmo mai rinunciare a questo grande appuntamento e io stesso sono rimasto, leggendo il programma, assolutamente sorpreso, meravigliato no, ma felice di vedere una serie di manifestazioni di grande rilievo, con grandi personaggi, grandi interpreti, grandi attori, grandi film. Io credo che un festival come questo si è imposto perché ha un'idea culturale, cioè perché trasforma una condizione di vita in un progetto di cultura. Il mio augurio è che si possa continuare a trovare le risorse e non discriminare questo rispetto ad altre esperienze culturali. Il nostro concorso comprende 10 film e 2 sono le linee di tendenza del concorso. La prima è una che potremmo chiamare, tra virgolette, politicizzata, impegnata. La seconda è altrettanto impegnata, ma si basa soprattutto su storie d'amore. Una sezione che si chiama Lesbian Romance, costituita da 7 lungometraggi, si ispira al romanzo sentimentale e al centro delle vicende ci sono delle storie di passione che cambiano la vita. Nuova sezione che quest'anno abbiamo aggiunto al festival, che si chiama Forever Young, che è stata curata da Salvo Cutaia. Pensata per i giovani, in qualità di spettatori, ma anche in qualità di autori. Il nostro messaggio è quello di stimolare, tant'è che il nostro sottotitolo è I film che cambiano la vita. Un momento di incontro anche con le varie culture e con le varie realtà. E questo dovrebbe servire a tutti, a cominciare dai politici. Io credo che i giovani abbiano già intenzione di capire quali sono le realtà. Quindi il messaggio è: vedetevi qualche film in più per capire meglio. Al limite può essere questo, ma credo che siano già sulla buona strada. La selezione si svolge in due fasi. In una fase di ricerca da parte nostra in giro per i festival e in una fase di visione di tutti i film che arrivano. Considerate che al festival arrivano tipo 600 titoli all'anno, ma tra cortometraggi, lungometraggi e documentari, più i film che noi andiamo a cercare in giro per il mondo. Poi c'è una rete di colleghi stranieri con cui si scambiano consigli, suggerimenti, chi ha visto un film che merita lo comunica agli altri. Quest'anno abbiamo delle sezioni specifiche abbastanza innovative in termini di contenuti, perché ci sono degli argomenti che non sono mai stati toccati. C'è questo focus su omosessualità e sport che almeno per l'Italia è un argomento abbastanza spinoso e che era sempre stato tenuto molto molto sotto traccia, esatto. C'è un altro focus su anziani e omosessualità, perché la comunità internazionale GLBT sta diventando sempre più vecchia e ci sono delle problematiche, delle situazioni internazionali abbastanza interessanti e anche abbastanza inedite per noi come paese. E poi devo dire che abbiamo l'anteprima europea della versione in 3D del Lago dei Cigni di Matthew Bourne, che è questo coreografo inglese molto, molto famoso, che ha creato una versione tutta maschile del Lago dei Cigni e che ha rifilmato esplicitamente per il 3D, e noi abbiamo l'anteprima europea. Quindi devo dire che con queste tre sezioni siamo sufficientemente orgogliosi dei contenuti. Per quello che riguarda i film in concorso, ci sono tutte prime italiane,
alcune prime europee, una prima internazionale, e sono film che purtroppo difficilmente, tranne pochi casi, trovano una distribuzione anche solo in home video, quindi è già un interesse per vedere film che non potranno essere visti e per vedere una cinematografia di paesi che sono in sviluppo e che hanno tantissime cose da dire, anche se magari non hanno la forza di farsi vedere. Noi serviamo esattamente a quello, a fare da vetrina privilegiata per film che non potrebbero avere una distribuzione diversa.